Asini con gli occhi bendati, legati e costretti a girare per ore seguendo solchi tracciati sul pavimento. Schiavi rinchiusi in un ambiente angusto senza affaccio esterno, con piccole finestre con grate di ferro per far passare un po' di luce. Una condizione da prigionieri per uomini e animali costretti a macinare il grano necessario ogni giorno per produrre il pane. Un panificio quasi prigione emerge a Pompei nella Regio Nona, insula 10, dove sono in corso scavi nell'ambito di un più ampio progetto di messa in sicurezza e manutenzione dei fronti che perimetrano l'area ancora non indagata dalla città antica più nota al mondo. A commentare la scoperta è il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Una fabbrica del pane di 2000 anni fa che parla ovviamente della nutrizione. Nella città abbiamo su uno degli elementi anche iniziali del signore che ha finanziato questo anche per fini di campagna elettorale, però parla anche delle condizioni di vita molto precarie, di persone schiavizzate, di animali sfruttati per questo lavoro massacrante.